Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video spacchettamento blind. Come potete vedere abbiamo qui le LOL Surprise. Le LOL Surprise sono uscite in Italia da veramente pochissimi giorni, distribuite da Giochi Preziosi. Come già saprete, trattasi di questa pallottola decisamente grande, onestamente credevo che fosse anche più piccola, con al suo interno 7 sorprese. Quindi, come potete vedere qui, la prima sorpresa, diciamo, sarà un indizio, la seconda degli stickers, la terza un biberon o una borraccina per dar da bere alla nostra bambola, la quarta saranno delle scarpettine, la quinta un vestitino per la nostra dollina, la sesta un accessorio e la settima appunto la bimba. Allora, come vi dicevo prima, queste blind ball sono distribuite in Italia da Giochi Preziosi e si trovano in tutti i toy center oppure nei migliori negozi di giocattoli. Il prezzo è di 14,90 euro, diciamo che non è proprio basso, e possiamo trovare 45 personaggi diversi e io credo che mi fermerò qui, almeno adesso la scartiamo insieme, ma appunto il prezzo è decisamente alto, 45, dovrei accedere a un nuovo mutuo. Comunque, tralasciando le battute, vorrei fare dei saluti. Saluto Sciascia19, Ilaria Ranalli, Marica Esposito, Krigame98, Franci Giovi Infinito. Ragazze, un bacione grande, grazie per aver lasciato un commentino e grazie perché state continuando a seguirmi e a lasciarmi tanti commenti dolcissimi. Quindi partiamo subito e spacchettiamo la nostra blind ball. Ho quasi paura, non so neanche da dove incominciare. Ok, qui c'è una cerniera e quindi da qui iniziamo ad eliminare il primo strato e a scoprire cosa troviamo. Ecco, qui abbiamo trovato l'indizio e qui c'è fuoco più, dovrebbero essere delle borsette, non ne ho la più pallida idea. Comunque lo lasciamo qua, il nostro indizio, e passiamo al secondo strato, ragazze, se riesco a capire come. Quindi scartiamo anche il secondo strato e qui, come vedete, troviamo subito i nostri stickers. Carini. Diciamo che le prime due sorprese, a mio avviso, sì, beh, l'indizio e gli stickers non sono nulla di che, onestamente, però andiamo avanti e proseguiamo nello spacchettamento di questa blind ball. Guardate che bellino il disegnino. Ok, abbiamo tolto anche questo strato e qui c'è un piccolo incavo e troviamo questo sacchettino con l'apertura facilitata, ma non riesco ad aprirla benissimo. Ecco, qui ci siamo e troviamo questa piccola borraccina azzurra, semplice, gommosina, perché poi all'interno appunto ci andremo a mettere dell'acqua. Mettiamo qui il tutto e proseguiamo con lo spacchettamento. Eccola qua, la cernierina, e qui troviamo l'altra sorpresina. Dovrebbero essere le scarpettine. Comunque, ecco, qui abbiamo trovato queste scarpettine bianche molto trendy col tacchettino, non so se riuscite a vederle, sono talmente piccole. Ok, appoggiamole qui, passiamo all'altro step, dunque vediamo. E finalmente dovremmo esserci, perché ecco qua, c'è il vestitino,
perché io non riesco mai a trovare l'apertura facilitata. Eccola qua. Abbiamo trovato questo bellissimo vestitino verde acqua. Guardate ragazze com'è grazioso, smanicato, molto estivo, con tutto il pizzo sulla gonna, il fiocchettino nel corpetto. Molto carino ragazze, molto carino. Qui abbiamo un pezzo che non ho idea. Ah sì, qui c'è una fetta di pizza. Questo probabilmente servirà poi per il set da gioco, quindi mettiamolo qui. E quindi ora apriamo il tutto. Qua troviamo il manico, perché questa palla diventerà anche una borsetta, dopo la monteremo insieme, quindi questo sarà il suo manico. Qui troviamo, dunque, vediamo un po' di robina. Qua ci sono delle, qua ci sono delle istruzioni che spiegano appunto come posizionare la nostra bimba sul piedistallo, come utilizzarla nel set da gioco, eccetera eccetera. Ok, lasciamolo qui. Qui c'è la nostra checklist, dove all'interno possiamo scoprire tutte le 45 bamboline della serie 1. Guardate che belle. Quindi ci sono le glitterate, le Spirit Club, Athletic Club, il Club degli Opposti, le Glee Club, Dance Club, Theater Club. E queste a me piacciono veramente un sacco, ragazze. Guardate quante sono belle, la sirena, il gattino. E poi c'è il Glam Club. Vediamo se riusciamo a capire, in base al vestitino che abbiamo trovato, qual è la nostra bimba. Mi sa ragazze che abbiamo trovato proprio Miss Baby. Che carino! E adesso lo scopriamo comunque. Qua appunto ci fa vedere come si può utilizzare la nostra palla, quindi si può usare appunto come set da gioco, come stand per posizionarla in esposizione, diciamo, per giocarci, oppure usare questa ball, diciamo, come borsetta. Quindi per le piccoline sarà veramente molto molto divertente questa cosa. Quindi apriamo l'accessorio in dotazione. E sì, è proprio lei, ragazzi. Ho trovato la coroncina. Ma ci picchia, che coroncina è bella grossa, quindi a quanto pare queste bamboline sono anche più grandi di quelle che, di quello che mi aspettavo. E questo dovrebbe essere il colletto, non ne ho idea. Adesso comunque andiamo a vedere. E ora è arrivato il momento cruciale di questo spacchettamento. Tiriamo fuori dal pacchettino la nostra bimba. Oh, che bellina! Oddio, ragazzi, effettivamente molto 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 carina. C'ha questi occhioni blu, è fatta veramente bene, ragazzi. Ha la frangetta, come potete vedere, lo chignon da ballerina. Adesso è tutta nuda, quindi andiamo a vestirla. La testina è snodabile e si schiaccia, la testolina si schiaccia, quindi la cosa mi fa presumere che sia una delle bimbe che sputano l'acqua, perché forse non ve l'ho detto prima, possono spruzzare l'acqua dalla bocca, piangere, oppure far pipì, oppure ancora cambiare colore. Comunque andiamo a vestire la nostra bimba. Un po' di impedimento. No, vabbè, ragazze, veramente graziosa, non c'è che dire. Molto molto carina, fatta bene. Anzi, mi sa che fa la pipì comunque. Adesso lo scopriremo insieme. Finiamo di vestirla. È tutta snodata. Uffa, ma io non volevo che mi piacevano così tanto. Adesso mi viene voglia di acquistarne altre. E no, non si può. Mettiamole anche la coroncina. E qui dovrebbe andare il... Vediamo un attimino, questo dovrebbe andare così. No. Cos'è questo?
Aspettate che adesso lo scopriamo, Eccoci qua ragazze, quella che io volevo utilizzare come collanina, cioè vabbè, alla sera devo fare assolutamente questo genere di video, è la fascetta da Miss Baby. Quindi lei fa parte del Glam Club ed è appunto Miss Baby ed è una dei popolari, come potete vedere appunto c'è il pallino azzurro e quindi non abbiamo trovato nessuna rara, ma io sono comunque contenta così perché è veramente molto molto carina. Adesso monto il set da gioco e tutto. Ecco montato il nostro set da gioco. Qui abbiamo appunto una bella zona relax con annesso tutto il necessario per la nostra bambolina, quindi abbiamo il tavolino, non so se riuscite a vederlo, con una fettina di pizza e la sua borraccina per l'acqua, e lei sta comodamente seduta sul divanetto. Adesso invece proviamo a montarla sul piedistallo, quindi utilizziamo la nostra ball a mo' di piedistallo. Ecco la nostra bimba sul piedistallo, molto carina. Comunque ho provato a lasciarla in piedi, riesce a starci tranquillamente anche senza supporto, e questa è una cosa ottima. E adesso l'ultimo step è facciamo diventare la nostra ball una piccola borsetta e poi andiamo a scoprire cosa fa la nostra doll a contatto con l'acqua. Qui la nostra fantastica borsetta e la nostra bimba in piedi. Comunque ho provato ad annusarla perché sono curiosa, cioè praticamente me la so studiata in ogni minimo dettaglio, e chi l'ha già acquistata saprà dirmi se pensa la stessa cosa. Io noto che ha lo stesso profumo degli squishy, c'ha quel profumino di vaniglia, un po' chimica, però c'ha quel profumo di vaniglia che è abbastanza grande. E adesso andiamo a scoprire che cosa fa la nostra LOL a contatto con l'acqua. Vediamo che scherzetto ci combina. Okay, ragazzi, ho preparato un bicchiere d'acqua per riempire la nostra borraccina e un piattino, almeno evitiamo di allagare tutto il tavolo. Quindi andiamo a riempire la nostra borraccina d'acqua. Non so quanto ne ho presa, proviamo. Sì, qualcosa è entrato, ok. Diamo da bere quest'acqua alla bimba. Ok, premiamola e vediamo che succede. Ok, lei spruzza l'acqua dalla bocca, come avrete potuto notare. E niente ragazze, quindi questo video termina qui con la nostra dollina completamente zuppa. Che dirvi di queste blind bag? Io onestamente volevo cercare di contenermi e non cadere nella tentazione. Sono veramente fatte molto bene, come potete vedere sono curate nel minimo dettaglio, molto carina la cosa di scartare questa bolla come una cipolla con più strati, insomma, da scartare, è una cosa molto carina, sicuramente le bambine ne andranno matte, il personaggino è veramente adorabile. Peccato per il prezzo, perché onestamente, nonostante sia veramente fatta bene, 15 euro è tanto, tenendo conto che sono 45 se desideriamo collezionarle. A 15 euro l'una, ragazze, la vedo dura. Se sarebbero costate un po' meno, io sicuramente ci avrei fatto un pensierino. E non è detto con questo che non ricadrò in tentazione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se le avete già acquistate, cosa pensate del prezzo. E niente, vi mando un bacione grande e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao! Se la immergo tutta, vediamo. Olè. Domani i miei figli ci impazziranno.